Taranto, congresso provinciale dell'ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, un momento di incontro, un momento di programmazione. Siamo con la presidente provinciale, la dottoressa Marilena Peluso. Un bilancio dell'attività, un guardare oltre, guardare al futuro e il così come stanno andando i lavori dell'incontro, del congresso questa mattina. Buongiorno, oggi si svolge il congresso provinciale della sede ANMIC di Taranto, un congresso che si basa soprattutto sulle nomine delle nuove cariche del presidente e vicepresidente provinciale del comitato provinciale, quelle che insomma saranno poi le figure che continueranno poi il lavoro dell'associazione. Alla fine di questi congressi ci sarà poi il congresso nazionale. Indubbiamente possiamo fare un bilancio dell'attività svolta fino ad oggi dell'ANMIC, almeno della nostra sede, possiamo dire che è positivo. Certo, le battaglie da portare avanti sono tante. A livello nazionale il nostro Presidente si sta impegnando per far finalmente aumentare le pensioni di invalidità rimaste ancora ferme a 280 euro, il che è vergognoso. Purtroppo il reddito di cittadinanza ha bloccato questa nostra richiesta perché ha escluso gli invalidi da questa possibilità, da questo beneficio, e oltretutto ha inciso anche il discorso di aver incluso come reddito per rientrare nel reddito di cittadinanza delle pensioni di invalidità, il che è stata una grande ingiustizia. Anche a livello locale possiamo dire insomma che di battaglie ce ne sono ancora da portare avanti. Vedi anche esempio le liste di attesa per gli esami, le diagnosi, le liste di attesa anche per quanto riguarda i problemi dell'autismo. Ci sono strutture carenti di figure professionali e questo non aiuta certamente le famiglie che hanno problemi con i loro figli minorenni. Quindi ci auguriamo in futuro di ottenere risultati migliori. L'ANMIC di battaglia ne ha affrontate tante. Oggi qui presente in sala da noi uno dei soci costitutori dell'associazione del 1956, quindi possiamo vedere come da allora fino ad oggi di battaglie se ne sono state fatte tante. Il dottor Michele Caradonna, segretario provinciale dell'ANMIC di Bari, nonché in questa sede al congresso provinciale di Taranto, delegato appunto nazionale, componente del comitato nazionale dell'ANMIC. Ecco, parliamo di questo ruolo, del raccordo che ci deve essere diciamo tra le periferie, tra le varie associazioni locali e poi quella nazionale, perché ovviamente ci sono varie istanze, varie lagnanze che provengono dal basso, le situazioni di sofferenza degli invalidi che devono avere la loro eco e la loro massima espressione in sede nazionale per poter far sì che vi siano interventi adeguati. Sì, la cosa importante è... Partiamo da un presupposto fondamentale. Era il 28 marzo 1956 quando proprio a Taranto nacque l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, l'ANMIC. Da lì è stata la prima associazione che ha iniziato ad occuparsi proprio sulle tematiche della disabilità, e da lì ovviamente, partendo proprio qui da Taranto, piano piano è nata e quindi è cresciuta a livello nazionale, tant'è che oggi noi siamo presenti in 105 sedi italiane, ma siamo anche presenti in tutti i capoluoghi, nei capoluoghi di regione e nelle delegazioni delle cittadine, delle città anche un po' più piccole al di là dei comitati provinciali. L'obiettivo è sempre stato quello dell'ANMIC di cercare di creare gruppo tra quelle che sono le realtà locali affinché insieme, uniti, si potesse giungere a quelle che sono delle soluzioni e delle proposte. Soluzioni e proposte da attenzionare, da portare all'attenzione di quelle che sono le amministrazioni cittadine, le amministrazioni provinciali, gli enti locali, gli enti nazionali, perché proprio dal basso parte il problema, dalla persona, dal cittadino, il problema, ma parte la necessità, quello che ogni amministratore dovrebbe tener conto quando amministra la propria attività.